La Juventus è di nuovo prima in classifica, mancano pochi secondi alla fine di Juventus-Inter 2-0, una Juve che nel secondo tempo ha veramente triturato l'Inter, soprattutto in 20 minuti dove è uscita fuori veramente una fame di vittorie che ancora manca agli uomini di Conte. Ciao a tutti amici degli Avariati, partita un po' particolare, ora Ronaldo in area, il tiro fuori di pochissimo poteva sigillare la partita con un 3-0 molto più rotondo, però mancano pochi secondi, ora l'arbitro fischierà. Juventus prima in classifica, 63 punti, Lazio 62, l'Inter 54 a meno 9 con una partita in meno. La Juventus nel secondo tempo ha dato veramente una dimostrazione di grande forza, soprattutto dopo il gol dell'1-0 ha legittimato questa vittoria fondamentale in una giornata un po' particolare, porte chiuse con tutto quello che sappiamo sta succedendo in Italia, però ha dato veramente una prova di consapevolezza, di maturità, di abitudine anche a certe partite. L'Inter veramente in 90 minuti non ha creato un'occasione da rete, c'è stato solo un tiro di Brozovic parato con media difficoltà da Szczęsny. L'Inter non è mai stata pericolosa, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo la partita si è divisa un po' in due, metà per la Juve, metà per l'Inter. Un bel colpo di testa di De Ligt, un bel tiro di Matuidi con due belle parate di Handanovic e questo tiro di Brozovic parato da Szczęsny. Secondo tempo però era partita meglio l'Inter, ma dopo una grande sovrapposizione di Matuidi che ha causato il gol della Juventus, l'1-0 di Ramsey in mischia, dopo non c'è stata partita. L'Inter è stata veramente annichilita da una Juventus che ha innalzato il livello del pressing, innalzato il livello della trasmissione di palla, ha creato tante occasioni dopo ed è riuscita con un grandissimo gol di Dybala entrato dalla panchina con un'azione veramente bellissima, due dribbling su Young, prima sull'esterno, poi dentro l'area, e una chiusura di esterno sinistro veramente magica, ha chiuso la partita e ha sigillato questo primato della Juventus che, nonostante tutto, nonostante una Super Lazio, continua ad essere prima in classifica, continua a lottare, continua ad avere fame di vittorie, e questa è una cosa veramente... una qualità da riconoscere a questa squadra che manca a quasi tutte le altre. Vedremo ora la Lazio se riuscirà a tenere questo ritmo infernale che sta tenendo, però è una Juventus veramente che oggi ha tirato fuori l'Inter quasi dalla lotta a scudetto, perché è meno 9 con una partita in meno, potrebbero essere meno 6 ma con lo scontro diretto a sfavore, e non ha concesso nulla all'Inter, che è una squadra pericolosissima, molto forte, che sta facendo un campionato importantissimo, ma ha messo tra lei e l'Inter tanta distanza. Questo campionato vedremo se si concluderà, vedremo cosa decideranno le istituzioni nei prossimi giorni, noi speriamo di sì, per il calcio ovviamente ci sono cose più importanti. Qualora ci dovessero arrivare delle decisioni in merito di sospensione di campionato, ovviamente sarebbe più che legittimo. Noi speriamo ovviamente che la situazione possa migliorare, che il campionato possa continuare, che la salute degli italiani soprattutto torni ad essere splendente come un mesetto e mezzo fa. Incrociamo le dita. Tornando al calcio, la Juventus adesso è prima in classifica, la Lazio ora ha 4 partite molto molto difficili, Atalanta, Lazio-Fiorentina, poi un'altra trasferta a Torino con il Torino, in casa con il Milan. Diciamo, in queste 4 partite si può un po' decidere il destino di questo campionato, che rimane nelle mani della Juventus al momento, che è tornata prima in classifica con una grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo dove ha strameritato questa vittoria, migliore della Juventus di Dybala, perché quando è entrata ha veramente fatto la differenza. A me è piaciuto tantissimo Bentancur lì in mezzo al campo. Nell'Inter male Eriksen, male, è entrato una mezz'oretta, però da uno come lui ci si aspetta più personalità, che venga più a prendere palla, che possa creare più gioco, possa creare occasioni da rete. Ha solo fatto un tiro di poco alto su un regalo di De Sciglio, troppo poco per un giocatore, insomma, venuto come un top player e al momento
capiamo un po' forse perché Conte non lo sta schierando dall'inizio in questo periodo. Noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento ai tanti video che trovate sul nostro canale, sia pubblicati che nei prossimi giorni. Ciao amici!